Gran palla quasi ad altezza bandiera, buca di 148 metri questa buca 6, ed ora è la volta di Ross Drummond, un punteggio di meno 4. Riesce ad andare ancora più vicino di Gates che ha un punteggio di meno 10 in questo momento. Gates, che forse alcuni golfisti italiani ricorderanno sicuramente, l'anno scorso a Castel Canturbia ottenne un ottimo quarto posto Open d'Italia, che rimane la sua miglior prestazione in una carriera iniziata abbastanza recentemente. È professionista dal 1988. Bene in buca Ross, che così scende a meno 5, un giocatore scozzese. Ed ora vediamo chi ci propongono dal tee della 6, dovrebbe essere, ecco qui, Peter Senior, a meno 12 Peter Senior. Lo avevamo visto in precedenza a meno 11, quindi ha guadagnato un colpo. Peter Senior, che qui termina in bunker, ma che è apparso in ottima forma a questo Open di Firenze sin dalle prime battute. Peter Mitchell. Punteggio di meno 10. Peter Mitchell, che ha come miglior prestazione in carriera un terzo posto proprio l'anno scorso nell'Open di Monte Carlo, nel Torras Monte Carlo Open. Ha giocato 31 tornei nel 91, è andato a premio ben 25 volte e 4 volte terminato nei primi 10. Peter Senior dal bunker alla buca 6. Non eccezionale, devo dire, questa sua uscita. Forse la sabbia dopo tutti questi giorni di pioggia, per quanto sia stata rimossa, rastrellata, non deve essere certo nelle condizioni migliori, e quindi forse questi colpi dal bunker restano un po' più difficili del solito. Peter Mitchell da bordo green alla 6. E non vede la linea del Pat Mitchell, che è 149esimo, era almeno all'inizio della stagione nel Sony Ranking mondiale. Peter Senior è a meno 12, deve cercare di imbucare per rimanere con il punteggio, e invece è sfortunato. Palla che è stata giocata maniera perfetta, ben calibrata la forza, ma avete visto, proprio gli ha girato intorno alla buca. Peter Senior torna a meno 11, che era il suo punteggio iniziale quando è partito per questo terze 18 buche del Volvo Open di Firenze 1992. Peter Mitchell patta per il par, la terna non ha giocato benissimo questa buca, ha dovuto recuperare. Ecco, resta a meno 10 Mitchell, quindi è a un colpo dal leader. E si va ora alla buca 7, che poi è la 16 del giro abituale del percorso dell'Ugolino, buca di 335 metri, un par 4, con un green abbastanza piccolo e profondo, appena 19 metri. Peter Mitchell
alla stessa buca, suo secondo colpo. Palla che si stampa lì vicino alla bandiera, quindi Mitchell ha la possibilità del birdie, quindi di riacciuffare Pide Senior che ha mancato il green, si trova anche in posizione scomoda, ha dovuto giocare questo colpo con un albero che gli oscurava un po' la vista della bandiera, dall'erba alta non riesce a stoppare la palla vicino alla buca e lo troviamo già per il putt per il 4, deve stare attento, c'è una pendenza da sinistra da destra a sinistra, scusatemi. E Pide Senior perde un altro colpo alla 7. In questo momento è pari al vertice della classifica con Pide Mitchell, ma Pide Mitchell ha questo putt per il birdie, quindi c'è una bella lotta fra questi due giocatori che fra l'altro stanno gareggiando insieme per queste 36 buche. E Pide Mitchell manca forse una grossa occasione, ma la palla c'era forse qualcosa sul green perché proprio gli ha deviato decisamente, forse anche in maniera un po' inspiegabile, sulla destra della buca. Pide Mitchell chiude quindi nei 4 colpi regolamentari e si trova joint leader in testa alla classifica. Ora siamo alla buca 8, se non vado errato, e il mio amico Johnny Frosali mi conferma con un cenno della testa. Il par 4 di 429 metri e resta corto al green, un green, vedete, leggermente rialzato. Vediamo ora il secondo colpo di Pide Senior, non è con la palla messa troppo bene, deve giocare un po' di sbiego. Altro bunker per Pide Senior, qui però ha più green per lavorare la palla, vedremo come si comporterà in questa occasione il giocatore australiano. Ha messo male, però deve tenere un piede fuori dal bunker e gioca, mi sembra, un grandissimo colpo, eccezionale, questo è veramente un colpo da grande campione da parte di Pide Senior, che nel 91 ha vinto l'Australian Masters, quindi uno dei titoli importanti del suo paese, mentre la sua ultima vittoria sul circuito europeo risale al 1990, quando si aggiudicò il Panasonic European Open. Questo è Pide Mitchell che ha volato e che quindi ora vedremo nel suo quarto colpo. Recupera bene, ma aveva fatto un po' di pasticci in precedenza. Pida scuote la testa, ne ha ben donde. E sbaglia anche il putt per il bogey per chiudere la buca in 5, doppio bogey, un pesante 6 per Pide Mitchell che stava giocando molto molto bene, quindi scende a meno 8 e Pide Senior, malgrado abbia sbagliato anche lui le due ultime buche, se cala questo putt si ritrova nuovamente in testa per due lunghezze. Vediamo un colpo da dietro gli alberi di Pide Senior, questo è il green della 9. Green proprio arriva vicino al club dell'Ugolino, la buca delicata, questa buca 9 che abitualmente è la 18. È un